Vi porto anche i saluti della presidente, la nuova presidente Tiziana Tafaro. Però, siccome abbiamo intrapreso da 10 anni a questa parte un progetto di sviluppo molto intenso, molto forte della professione attuariale, che ha dato peraltro anche dei buoni risultati, questo progetto di cui io sono stato insieme ai precedenti consigli nazionali, compresa Debora, che era presente anche nel precedente consiglio, io sto continuando, diciamo, a sostenerlo, a supportarlo, quindi mi sono messo a disposizione. Nell'ambito di questo mettermi a disposizione, diciamo che il Consiglio nazionale mi ha delegato a seguire un po' tutte le attività che seguivo anche prima, di fatto, compreso questa della filiera formativa e del contatto costante con tutte le università, compresa la vostra, che prevedono corsi di laurea che consentono poi l'ammissione all'esame di Stato. La presenza di Deborah mi è particolarmente importante perché è un segnale di attenzione anche del Consiglio nazionale che c'è sempre stato, e poi lascerò a lei l'ultima parte della presentazione, così in diretta sentirete anche da un rappresentante dell'organismo apicale, dell'ordine professionale, alcune ulteriori informazioni che possono esservi utili per il vostro futuro. Io vado subito al sodo, e tanto siccome occupiamo anche di numeri, comincio subito a sottolineare quest'anche, perché dopo ci ritornerò. Dice: ma voi siete solo numeri? No, siamo anche dei numeri, poi ci torniamo, però cominciamo proprio con dei numeri, tre che dicono già tutto. Mi potrei quasi fermare qui. Verso i 100.000 nel mondo non ci siamo ancora. Io ho continuato ad avere la delega, rappresento l'Italia sia in Europa che nel mondo, seguo quindi sia l'Europa che il mondo. In Europa siamo circa 25.000, nel mondo non siamo ancora 100.000, e in questo momento siamo iscritti all'albo in 1.070. Siamo il sesto paese in Europa e fra i primi 15 nel mondo, nonostante il nostro numero sia apparentemente modesto. Adesso capirete già da questi numeri che è una professione, diciamo, molto specialisti, in grande crescita dappertutto, dappertutto, in tutto il pianeta Terra, nel nostro paese pure, è sempre una delle più richieste al mondo, fra le prime tre sempre, talvolta la prima, talvolta la seconda, talvolta non lo dico io, lo dicono autorevoli ricerche internazionali, e i numeri già dicono tutto, dicono di una professione che comunque resta molto specialistica. Ed ecco perché i nostri numeri, pur in crescita, magari non raggiungeranno mai quelli degli avvocati. Pensate che, ad esempio, l'Italia, gli avvocati sono 230.000. Sono 230.000, e noi qui in Italia siamo 1.070, nel mondo sono solo 100.000. Quindi questo per darvi un ordine di grandezza. Ma c'è un motivo molto preciso. E questa è una professione intanto che è nata ormai un secolo fa, potremmo 100 e qualche anni fa, è tipica del mondo più anglosassone, quindi si è sviluppata in Inghilterra, in Irlanda, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Sudafrica, in tutti questi paesi che diciamo sono di matrice anglosassone. C'è stato uno sviluppo anteriore, diciamo così, rispetto agli altri paesi. Poi è arrivato il resto dell'Europa. L'Italia, il nostro albo del 1942, quindi piuttosto antico, fra 2 anni festeggiamo 80 anni, ha proseguito la Germania, la Francia, la Spagna, però poi il resto del mondo, diciamo così, sta emergendo solo ora, perché solo da qualche anno paesi come la Cina, il Giappone, la Corea, l'India, e comincia ad affacciarsi il Sud America, cominciano ad avere una certa effervescenza e un certo sviluppo. Si prevede una crescita in tutto il mondo, perché questa professione, man mano che molti problemi assicurativi, previdenziali e finanziari in particolare emergono con la loro sempre più rilevante importanza, è evidente che questa professione trova sempre più spazi. Ma pian piano questo che sto dicendo vi sarà un pochino più chiaro. Diamo una fotografia più o meno anche di come siamo composti. La professione è tanto un po' parecchio controcorrente. Io sono appena finito la riunione con il CUP, che è la nostra associazione delle professioni, e un po' tutte le professioni in questi anni, quasi tutte, non tutte, hanno avuto due problemi. Intanto un certo rallentamento delle iscrizioni, ma soprattutto una diminuzione dello stock dovuto a un invecchiamento.
per la difficoltà infatti dei giovani professionisti a fare la professione, perché è dovuta alla crisi economica, adesso ci si mette anche la pandemia, ha fatto sì che qualche professione è andata un po' in difficoltà. La nostra no, la nostra è stata sempre in grande sviluppo, basta guardare questa tabella, vedete che la percentuale sotto i 55 anni addirittura è dell'85%, sotto i 45 del 55%, quindi e vedete che sopra i 55 è particolarmente ridotta. Quindi è una professione che questa tabella è destinata ad evolversi ancora di più nei prossimi anni, sicuramente, perché stiamo aumentando sempre in proporzione i nostri numeri, gli iscritti all'albo, quindi evidentemente. Ma invece anche la composizione del gender, diciamo, è stata piuttosto significativa. Qui non ho la tabella della storia, ma vi posso dire che le colleghe di sesso femminile erano fino a qualche anno fa ben al di sotto del 42, oscillavano fra il 35 e il 36. Ecco, c'è stata negli ultimi anni una crescita, un significativo recupero. Adesso siamo ancora a 58 contro 42, ma insomma, devo dire che molte delle ultime generazioni sono donne. E peraltro vorrei anche aggiungere che nel nostro ordine, da quando lo frequento, ormai da un tempo lunghissimo, saranno più di 25 anni, questo problema sia nell'ordine professionale sia nel mondo del lavoro nostro non mi risulta, poi chiedo conferma anche a Debra, che siano mai emerse, diciamo, discriminazioni, o perlomeno che io abbia conosciuto discriminazioni sotto questo profilo. Peraltro, abbiamo avuto già una presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale, quello territoriale, abbiamo adesso finalmente la prima presidente donna nel Consiglio Nazionale e tra l'altro solo una donna italiana è riuscita a diventare presidente dell'Associazione Europea, un uomo ancora non c'è riuscito, quindi, ed era italiana fin qualche anno fa. Quindi da questo punto di vista, diciamo che il nostro ordine professionale è stato sempre, non ha avuto mai questo tema, insomma, non è stato mai un problema. Noi siamo ancora un po' troppo sbilanciati nelle assicurazioni, bene, stimiamo intorno al 45%, una larga parte storicamente nella previdenza e nei fondi sanitari, potremmo dire in una sola parola nel welfare. Quando ho cominciato io che faccio il professionista, c'erano sette professionisti in Italia, quindi quella percentuale era prossima allo zero, oggi è salita in 30 anni circa al 13%. Quindi anche questa è in forte incremento. Nel mondo finanziario circa il 5, poi un po' nelle autorità di vigilanza, IVASS e in primis, COVIP in secundis, e poi in altri settori, insegnamento, imprese non finanziarie e altre attività. Tutta questa, adesso ci torneremo, questa torta, diciamo, deve evolvere nei prossimi anni. Diciamo, la nostra strategia è di sviluppare tutti, quindi di crescere in valore assoluto dappertutto, quindi anche nelle assicurazioni dove già stiamo. Peraltro sono tutti settori dove abbiamo un sacco di cose da fare, anche in quelli tradizionali, adesso poi vi dirò cosa, e la torta deve un po' cambiare però, cioè le assicurazioni in senso percentuale devono scendere un po' a vantaggio di un po' di tutti gli altri settori, in particolare di quelli nuovi, di cui vi parlerò a lungo, i cosiddetti wider fields, quindi l'enterprise risk management, mondo delle aziende non finanziarie, i fondi sanitari dove stiamo lavorando molto e altri settori che adesso vedremo, anche perché la nostra strategia da 10 anni, mi permetto di osservare con un piccolo vanto, diciamo, con umiltà, ma piccolo vanto, sembra una contraddizione, ma non è così, che abbiamo un po' anticipato la strategia che sia in Europa e nel mondo è stata intrapresa da 2 o 3 anni. Cioè consolidare i settori dove siamo da sempre, previdenza e assicurazioni, in tutto il mondo praticamente funziona a occhio e croce così, e nello stesso tempo, parallelamente, ed è quello che stiamo facendo, sviluppare quelli che gli inglesi chiamano wider fields, noi chiamiamo nuovi spazi professionali, cioè nuovi settori nei quali l'attuario può esplicare, diciamo, la sua attività. Nuovi settori che 4-5 anni fa erano nuovi più o meno sul serio, ma che oggi dopo 4-5 anni ha, come già abbiamo osservato, sia in Europa che nel mondo che in Italia, sono già diventati una realtà. L'ERM è già una realtà, i fondi sanitari sono una realtà, l'IFRS 17 sta arrivando nel 2023 e altre cose che vi dirò, in qualche modo sono wider fields, diciamo già attuali, se posso usare questa espressione. Altri invece sono settori dove stiamo lavorando per portare il verbo attuariale.
Questa slide ci dice la nostra storia, che poi detto fra noi, che è quasi di 80 anni, mi permetto di dire pure la mia. Praticamente io non ho 80 anni, diciamo, con un tempo un pochino più corto, però io mi ritrovo qui perché quando ho cominciato a lavorare, l'attuario lavorava nelle assicurazioni vita e nella previdenza. Nella previdenza si occupava solo qualche professionista che faceva i bilanci tecnici dei fondi pensione. Dipendenti a parte l'INPS, a parte lo Stato, pochi e niente, e stava invece lavorava nelle assicurazioni vita. E c'è un punto che all'epoca, l'epoca per me vuol dire 1980, 80, fra l'80 e l'85, quindi non 150 anni fa, era considerato, ahimè, un mero calcolatore. Devi calcolare riserve, calcola riserve, fai il bilancio tecnico, punto finito. Non è un caso che già in questa prima slide io metto subito l'accento, anzi un bel punto esclamativo, e comincio a dire, senza mai stancarsi, di fare un'altra cosa, non solo i calcoli, ma di valutare l'incertezza, che già messo così sembra quasi poetico, ma è quello che è proprio il cuore del nostro lavoro. Di cui il calcolo è sicuramente un'espressione, ma un'espressione, non la sola espressione. Quindi già entriamo in un'ottica che queste frecce che vedete non sono solo frecce di attività, ma sono anche frecce di evoluzione di testa. E cioè siamo passati da un attuario visto soprattutto come un calcolatore, oggi a un attuario che valuta l'incertezza, cioè un attuario che è valutatore. Poi per essere più precisi, dopo ci ritorno, Deborah sa bene che abbiamo coniato in questi anni. Con un po' di fantasia, ma con sostanza, prima l'attuario del volto nuovo, congresso di Roma e di Bologna, poi l'attuario manager, Bologna, Roma, e infine recentemente, anche se non abbiamo potuto fare l'ultimo congresso, ci siamo spinti fino a definire l'attuario globale. Però su questo arriverò fra qualche slide, che però fondamentalmente è dentro già questa slide, che dà l'evoluzione al momento solo delle attività, a cui corrisponde però anche un'evoluzione strategica di testa e di mentalità. Poi finalmente qualcuno si è ricordato che forse potevamo dare una mano alle tariffe danni, all'RC auto in primis, agli infortuni, alla malattia, all'incendio. Dagli anni 2000 l'attuario finalmente ha cominciato ad entrare in questo settore che oggi, lo dico a beneficio degli studenti che mi ascoltano, è uno dei settori che tira di più, tirano tutti, perché la domanda supera l'offerta. Anche in questo periodo di pandemia, la nostra domanda continua a superare l'offerta. I tempi di attesa per il lavoro sono minimi, talvolta non esistono neanche perché qualcuno viene preso prima di laurearsi. A me è già capitato più volte a studio di prendere qualcuno prima, manca un esame, due esami oppure la tesi e poi rimangono qua e non sono il solo. Quindi in particolare in questo momento, per una serie di ragioni, il settore danni nel mondo assicurativo tira moltissimo. Poi si è passati alla finanza, questo è stato un momento storico. Noi attuari studiamo la matematica finanziaria dalla mattina alla sera, e non si è mai capito per quale motivo non c'eravamo o c'eravamo molto poco. Nel 2001, adesso non la faccio lunga su quello che successe, però di fatto praticamente una normativa, una certa situazione, nel ramo vita, portò finalmente gli attuari a dialogare con la parte finale, a dialogare, non a fare, a dialogare. Da lì poi molti attuari hanno cominciato anche a fare, e quindi si occupavano sia dei passivi che degli attivi, cioè dalla parte destra e dalla parte sinistra, perché noi da sempre stavamo a destra a guardare i passivi, la parte destra dello stato patrimoniale, cioè gli impegni che un ente, un'entità, una compagnia, un fondo pensione ha nei confronti dei propri assicurati, iscritti o chi volete voi. Che è un lavoro delicato, complicato, e resta certamente uno dei nostri lavori principali. Ma dall'altra parte della luna, diciamo, ci stanno pure gli attivi, e cioè diciamo così, gli investimenti che questi denari che affluiscono, pensate ai premi di assicurazione o ai contributi pensionistici, devono fruttare per fare in modo che poi ritornino, fra virgolette, fronteggino le prestazioni e gli impegni presi. La sto dicendo in modo semplificato. Ecco, tutta quest'area qui è finanza, ci siamo entrati, abbiamo cominciato a lavorare a destra e a sinistra, poi la finanza si è evoluta anche nei fondi pensione, la LM, la funzione finanza, insomma, gli attuari finalmente dal 2000 hanno cominciato non solo a
parlare, ma anche sono entrati in alcune realtà anche a gestire direttamente questa finanza. Poi finalmente qualcuno si è ricordato che l'attuario da sempre è definito come risk manager, non dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista quantitativo, cioè la gestione dei rischi, la quantificazione dei rischi con gli strumenti matematici probabilistici è il nostro pane quotidiano. E nel 2005 devo riconoscere che in questo caso che l'ISVAP ha avuto una certa lungimiranza perché ha anticipato Solvency di molti anni l'introduzione di Solvency 2, del concetto di risk manager, della funzione attuariale, eccetera, eccetera, introducendo il risk management, già aveva introdotto nel 1997 l'attuale incaricato, nel 2004 l'attuale incaricato Ricciardo, quindi ha posto ISVAP, ora IVASS, che è l'organo di vigilanza sulle assicurazioni, e contemporaneamente il legislatore ha posto un'attenzione particolare. E quindi l'introduzione della figura del risk manager, quindi del risk management all'interno delle compagnie di assicurazione, ha dato una svolta non indifferente al nostro lavoro, perché non solo ci ha fatto guardare tariffe e riserve, ma ci ha portato anche a guardare, e quindi anche la finanza, ma ci ha portato a guardare anche la valutazione dei rischi e la solvibilità di impresa, in questo caso delle compagnie, che poi si è evoluta, come vedremo, anche nei fondi pensione. Finalmente, di recente, arriva l'ERM, che non è null'altro che la gestione dei rischi nelle aziende non finanziarie. Cioè, non è che il problema della gestione dei rischi sta solo nelle banche, nelle compagnie di assicurazione, nei fondi pensione, nei fondi sanitari, cioè in tutte quelle realtà che prima incassano e poi pagano, ma c'è anche nelle realtà che prima pagano e poi incassano. C'è anche nella pubblica amministrazione, c'è anche nelle attività commerciali, cioè tutti devono far fronte ai propri impegni coprendo i loro valutando i propri rischi. E l'ERM non è null'altro che un'estensione concettuale a tutte le aziende non finanziarie. Fino a qualche anno fa era, diciamo, una prospettiva, oggi, grazie anche agli sforzi che abbiamo fatto, sta diventando via via una realtà. Alcuni attuari lavorano già con qualche azienda non finanziaria e si occupano di questi problemi. I fondi sanitari, anche lì fino a qualche anno fa, sembrava un territorio per pochi intimi, e adesso invece i fondi hanno preso consapevolezza di una serie di cose e gli attuari, soprattutto i professionisti, in questo caso ci stanno lavorando. Poi a breve entrerà questo benedetto, per me, sapete, Deborah sa bene qual è il mio pensiero sull'F17, che penso sia anche il suo e di molti compagnie d'assicurazione, viene considerato più maledetto che benedetto, però diciamo comunque, senza entrare nel merito, che l'IFRS 17 è un nuovo principio contabile, dovrebbe entrare in vigore, dico dovrebbe perché non si sa mai, dal 1 gennaio 2023, avendo subito già diversi rinvii, e consentirà all'attuario di fare, al di là adesso del merito se piaccia o non piaccia, però comunque consentirà all'attuario di entrare in un mondo che, diciamo così, molti di noi hanno poi frequentato indirettamente, perché comunque quando fai le riserve o fai altre cose, il contatto col bilancio in qualche modo ce l'hai, però è sempre parziale. Qui si dovrà entrare nell'accounting, cioè l'attuario entrerà molto più profondamente nell'accounting di quanto non sia stato fino ad oggi. Quindi questo pezzo della luna che ancora mancava all'interno delle compagnie di assicurazione, perché ormai stiamo invadendo un po' tutti i settori, compreso l'IT, ne dovremmo venire a capo anche noi, perché gran parte delle poste bilancistiche, adesso la dico in modo sintetico, sarà interessata dal coinvolgimento attuariale, ecco, mettiamola così. E quindi inevitabilmente dovremo entrare molto più da vicino nell'accounting. Poi si può Sì, entrare in esperienza, possiamo io ho proprio una serie dire di che il vicende bilancio mie diventa a proprio 30 molto più anni, attuale. sapevo tutto dalla partita doppia perché andavo in giro come ispettore, quindi guardavo tutti i bilanci, andavo a vedere pure i mastelli. Mi sono fatto anche la contabilità, quella proprio per un ispettore dell'organo di vigilanza per alcuni anni, quindi in teoria lì dovevamo sapere tutto, pure di fiscalità, quindi andavo anch'io fisicamente a guardarmi i mastrini per controllare le registrazioni contabili. Vabbè, apro e chiudo parentesi, un piccolo amarcord. E poi ci sono questi nuovi spazi che vi ho appena detto, adesso li vedremo in dettaglio, che sono una cosa teoricamente infinita, ma dobbiamo stare coi piedi per terra. E vedrete che ci sono delle cose di questi nuovi spazi che sono già piccole realtà e altre invece dove stiamo lavorando per cercare di verificare se ci sono veramente le possibilità. Sia ben chiaro,
È tutto meraviglioso, tutte cose che danno lavoro e professionalità, ivi inclusi quelli tradizionali. Ma ho finito di dirlo 3 ore fa che c'era un corso che ho presenziato all'inizio, ho ricordato proprio questo, mi raccomando, e qui siamo in un ambiente universitario, quindi mi rivolgo a voi giovani in modo particolare, mi raccomando, ovunque andiamo qui, noi dobbiamo essere no preparati, iper preparati, perché è tutta una cosa meravigliosa, ma se non vi se non studiate, se non vi preparate, se non continuate a studiare tutta la vita, io adesso sto preparando delle slide per un corso sullo IAS, che conosco abbastanza bene per ovvi motivi professionali, ma questo ripasso che sto facendo mi è particolarmente utile perché magari qualche cosa che non facevo da 4-5 anni me la sto rivedendo. E dico questo perché se non sei sul pezzo, se non sei aggiornato, se non ti formi, no? Se non ti aggiorni su tutto quello che ti serve in continuità, noi non andiamo da nessuna parte, come paese, come singoli, come professionisti, come attuari, pure come ingegneri, come tutto. Quindi questo concetto di una formazione continua, che tra l'altro per noi è obbligatoria, dopo ne parliamo, ma come obbligatoria per altre professioni, non è un fatto che deve venire dalla normativa, quantunque la normativa ci sia, ma è un fatto che deve essere proprio nel nostro DNA. Io onestamente lo dico sempre, se mi fossi fermata la laurea, oggi sarei fuori dal mercato, ma non ora, già 25 anni fa, ma pure di più. Cioè se io mi fossi limitato... Ma tutti i miei colleghi, se si fossero limitati agli apprendimenti pur ottimi che abbiamo avuto durante il periodo universitario, cioè io non avrei potuto lavorare oggi, non potrei lavorare, lo dico proprio chiaro, cioè un sacco di cose, studiate dopo. Certamente la base è stata fondamentale, questo sia chiaro, non sto disconoscendo, anzi. Però se non avessi continuato, ma io anche oggi, io non saprei dove sbattere le corna, io lo dico proprio con molta chiarezza. Per esempio, gli strumenti derivati all'epoca, ma non si sapeva manco cosa fossero. E non, io non l'ho studiato per niente nella matematica finanziaria. Ci sono arrivati molto dopo. Le unit linked, mai viste quando noi studiavamo. Dico bene, Deborah. Cioè, Sì, negli anni e poi 80 in non generale. esistevano. C'erano nei testi proprio, non si sapeva. Non c'erano manco le polizze rivalutabili che erano appena Sì. partite. Quindi, cioè, voglio dire, è Sì. assolutamente necessario. Questo è fuori discussione. Sì, Giampaolo, posso La aggiungere una storia, cosa? evidentemente, già vi ho detto, ho messo un po' in giallo i nostri ruoli, Sì. il legislatore ce l'ha dati, ce li dà ancora. Gli ultimi ruoli forti che abbiamo sono quelli della funzione attuariale, di recentissimo estesa anche ai fondi pensione, perché tutto quell'iter logico che avete visto prima si è spostato poi positivamente dalle compagnie di assicurazione, è stato ripreso anche dai fondi pensione. Tutta la filosofia del rischio, tutta la filosofia che stiamo dicendo prima, è stata completamente esportata dalle assicurazioni con un pochetto di ritardo anche nei fondi pensione. Io credo che poi, prima o poi, verrà anche, come si dice, esportata anche nei fondi sanitari, prima o poi l'Europa prima o poi interverrà anche lì. Quindi questa filosofia di valutare i rischi, di avere risk manager, di avere una funzione attuariale, di controllare gli impegni, di calcolare gli accantonamenti, di verificare le tariffe dove sono presenti o fare un bilancio tecnico, sono tutte esigenze che stanno venendo fuori dappertutto e che quindi amplieranno ancora di più in prospettiva le nostre possibilità. Proprio per questo, questa foto che a me piace molto, ce n'ho tante di albe, ma questa l'ho sempre scelta perché, non so perché, forse perché c'ha questi due alberi, il sole è quasi simmetrico rispetto ai due alberi. Siamo solo all'alba perché in 30 anni, tutto questo è avvenuto in meno di 30 anni, sostanzialmente. Io l'ho vissuto tutta sulla pelle mia, in positivo per fortuna, però abbiamo ancora un sacco di cose da fare, un sacco di prospettive, sia nel mondo che in Italia, assolutamente da scoprire. Un giorno la sostituirò con la foto dell'Aurora. Avete mai visto l'Aurora? Nessuno rispondo, sapevo. Io l'Aurora l'ho avuto la fortuna di vederla in tutta la mia vita 2 volte. Sono riuscito a fotografarla, ma le fotografie, se devi avere una macchina fotografica di quelle professionali per riuscire a fare la fotografia. Perché l'Aurora è una cosa straordinaria che dura un minuto e mezzo, non di più.
ed è il momento in cui si passa dal buio alla primissima luce, si forma un iride nel cielo, tutti i colori, dura un minuto e mezzo e poi compare il primo giallo che vedete qui, il primo giallo, non il sole, il primo giallo. Ed è uno spettacolo straordinario. Provare per credere. Mi è capitato due volte, una dalle parti vostre, prima di attaccare il Monviso, ce l'avete lì vicino, la piramide, viene chiamata la piramide della Padania, perché il Monviso, se la giornata è bella, effettivamente è così, vedi gran parte della pianura padana, perché è alto 3.850 metri, cima molto impegnativa, peraltro. Alla partenza alle 4 del mattino, 4 e mezzo, quindi. E un'altra volta, mentre cominciavo, attaccavo la salita dell'Adamello, altra montagna straordinaria, un pochetto più, 3.550, ma non meno impegnativa. Bene, chiudo, apro parentesi, ogni tanto qualche Amarcord fa sempre piacere, visto che sto in crisi di astinenza, non vado in montagna dal 30 d'agosto e non ce la faccio più, quindi devo assolutamente trovare un sistema. Così tanto tempo non è mai passato in vita mia, che no, purtroppo è una situazione che conoscete. Veniamo a Sea Wider Fields. Allora, l'erme l'abbiamo detto, c'è un argomento che riguarda, diciamo, al momento soprattutto i professionisti, direi, che è lo IAS 19, che è un principio contabile un po' particolare, che nella sostanza però dice valuta oggi un impegno futuro che c'hai. Tipicamente pensate al trattamento di fine rapporto, quindi un accantonamento che l'azienda, che so, la Ferrero, visto che ce l'avete lì a Alba, che non molto distante da Torino, tra l'altro Alba è un'altra bellissima cittadina. E all'inizio delle Langhe, non vorrei dire una fesseria, dovrebbe essere più o meno così. E questo accantonamento richiede una valutazione attuariale, perché devi valutare oggi un accantonamento del domani. Ed è ci ha portato a entrare un po' nel mondo delle imprese non finanziarie. Quindi il combinato disposto, diciamo, dell'Enterprise Risk Management, di cui vi ho già parlato, e dello IAS 19, al momento, soprattutto per i professionisti, ma mi auguro in futuro, soprattutto per l'ERM, anche per i lavoratori dipendenti attuari, sta aprendo delle porte importanti, perché il mondo delle imprese non finanziarie è un mondo infinito. Oggi ha fatto un intervento, come si chiama, Mauro Piccinini, il nostro collega, sul capital management e proprio sul budgeting, e quindi anche su pianificazione e controllo, perché questo è un altro tema sul quale gli attuari, qualche attuario lavora, come lui che ha parlato oggi, e che è un'altra chiave di non poca importanza per entrare nelle aziende non finanziarie, che è un mondo infinito, un mondo che tra l'altro va dalla Sardegna, dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta, perché le imprese non finanziarie sono dappertutto, mentre invece il mondo attuariale, per motivi contingenti, perché la gran parte delle sedi delle direzioni generali dei fondi pensione e del mondo finanziario, delle compagnie di assicurazione, è sostanzialmente al nord e a Roma, passando per Bologna, Torino, però Venezia, Trieste, qualcosina a Trento, qualcosina a Genova, Firenze una volta c'era, adesso praticamente sedi generali non ce ne sono più, e mi fermo qui a Roma. Ma già sotto Roma è più complicato. Quindi questo sbocco, diciamo, delle imprese non finanziarie in prospettiva comincia piano piano a risolvere anche il nostro problema, chiamiamolo geografico, perché noi abbiamo un sacco di laureati che vengono dai nostri corsi di laurea dalla Calabria, da Benevento, da Fisciano, Salerno, da Napoli, dove ci stanno ben due, da Benevento, che è storica, e da Bari, da Lecce. Che al momento quasi tutti sono costretti a emigrare. La situazione invece dell'emigrare, una volta molti romani emigravano anche su Milano, adesso un po' meno, anche qualche triestino emigra da Trieste, ma per necessità, perché Trieste magari non assorbe tutto. Lì a Torino invece non credo che ci sia questo grande problema, anche perché mal che va fanno Torino-Milano, quindi che è un Sì, anche c'è alla un po' fine di un po' quasi un pendolarità, treno. insomma, da Ecco, Torino. poi Deborah magari su questo sarà più precisa di Ma me. Però Paolo, diciamo non mi che la nostra senti? volontà sarebbe quella, attraverso le imprese non finanziarie, di risolvere anche questo problema. I fondi sanitari, che sono già una realtà, qui possiamo fare una montagna di cose, anzi la facciamo già, potrei intrattenervi per 4 ore consecutive solo su questo argomento, ve lo risparmio, però la sostanza è che siano essi, diciamo, assicurativi, cioè
realizzati attraverso una polizza d'assicurazione con una compagnia d'assicurazione, o siano essi autogestiti, cioè sono tutto mi faccio tutto da me, me la vedo da solo. In entrambi i casi l'attuario può svolgere attività molto significative. In sintesi, quando è autogestito ci si arriva da sé a capire la complessità. Se sei autogestito, se calcoli male i contributi rispetto alle prestazioni che devi pagare, vai subito in default. Quindi la determinazione di un contributo equo, congruo, è già un problema grosso come una casa. E chi lo può risolvere? L'attuario. Che si porta appresso il tema del bilancio tecnico, cioè tecnicamente deve verificare ogni anno se ci siamo o non ci siamo, se ci sono accantonamenti, se ci sono accantonamenti possono essere investiti, quindi la gestione della liquidità, la gestione finanziaria, e chi più ne ha più ne metta. L'assicurazione dice, vabbè, se è assicurata risolve tutti i problemi. Beati a voi, magari fosse così. Devi andare a fare, tanto c'è tutta la gara da impostare, che non è una cosa complicatissima, per scegliere il gestore migliore. Poi devi seguire come vanno le cose, perché avresti potuto pagare un premio di gran lunga superiore rispetto alle necessità, quindi devi vedere tutto l'andamento tecnico per vedere la prossima convenzione come la devi fare, oppure il contrario, che i sinistri sono stati superiori ai premi, quindi ti ritrovi davanti a un ribaltamento in aumento del premio e via discorrendo. Quindi ci sono una marea di problemi qui, ci sono proprio dei problemi anche nell'altro caso. E l'attuario, soprattutto in questo momento, liberi professionisti, però sono convinto che grandi fondi sanitari nel giro di qualche anno, soprattutto se a livello europeo passerà prima o poi qualche normativa sulla solvibilità, anche in quel caso vedrete che faranno riferimento agli attuari anche dipendenti. Fondi pensione ci lavoriamo da sempre, facciamo un po' di tutto ormai. Dal classico bilancio tecnico nei fondi pensione che danno una garanzia, quelli a prestazione definita che non sono rimasti molti o che danno garanzia di altra natura, ci siamo molto esercitati anche nei fondi pensione a contribuzione definita che non danno garanzia ma che hanno comunque una serie di problemi al pagamento delle rendite, alle coperture accessorie. Allora, ci occupiamo anche di gestione amministrativa, di scrivere statuti e di quant'altro. Perché dico questo? E recentemente questa direttiva europea ha introdotto la funzione attuariale, e quindi ci siamo, e anche il risk manager. Nella funzione attuariale siamo fit and proper, cioè il nostro requisito di professionalità è automaticamente soddisfatto, e quindi abbiamo un privilegio, mentre invece il risk manager è aperto a tutte le professioni, ma ci sono diversi attuari che sono risk manager sia nelle compagnie di assicurazioni che nei fondi pensione. Quindi anche qui si è aperto un nuovo canale di lavoro. Sono abbastanza convinto perché questo sta piano piano avvenendo, è già avvenuto nelle casse previdenziali e secondo me avverrà anche qui, che qualche lavoratore dipendente piano piano comincerà a essere internalizzato, cioè assunto, cioè queste funzioni faranno un po' il tuo stesso cammino delle assicurazioni. Già ci lavorano dei professionisti, anche questo è un settore che continuerà ad evolvere in modo positivo. Ho fatto questa battuta che facciamo tutto, perché mi serve, perché la riprenderemo a breve, perché l'attuario in questi anni veramente ha allargato i confini della propria testa a qualcosa di molto, molto, no, questo è tutto importante, ma a qualcosa di ancora molto, molto, molto più rilevante, diciamo così, e impegnativo. E intanto cito il termine che piace tanto a chi piace tanto, va un po' di moda, però va bene, lo utilizziamo anche oggi. Questo termine che si chiama governance. E se dico governo in italiano, tutti pensano al governo Draghi. Devo aggiungere il governo di qualcosa per farmi capire, il governo di una società, il governare qualcosa. Allora diciamo governance, così si capisce meglio. È un termine che ha un significato per noi molto preciso, che poi è indiretta e diretta, ma ci arriviamo perché è già una profonda evoluzione del ruolo dell'attuario. Solvibilità in estensione, già ve l'ho accennata, e l'area finanziaria, dove non c'eravamo, abbiamo cominciato a lavorare in tutti questi settori qua e probabilmente potrei aggiungerne anche altri. E soprattutto questa è un'area finanziaria trasversale, perché questo tipo di problemi, ove più, ove meno, si trovano nelle compagnie, nelle banche, nell'SGR, nei fondi sanitari, ovunque. Cioè ovunque c'è un problema, per esempio, di gestione della liquidità. Ovunque ci può essere il tema di una funzione finanza. E così via. Alcuni colleghi, anch'io per esempio, qualcosa di questo qui, ci siamo immersi, ci siamo
Abbiamo cominciato a lavorare ultimamente, qua a studio c'è un esperto di finanza che si è occupato di valutare i titoli strutturati e derivati, ci sono venuti i capelli dritti, perché è una cosa al limite dell'impossibile. Comunque diciamo che la nostra preparazione è tale che possiamo tranquillamente essere competitivi e lavorare anche in questo settore. Poi ci sta le madri di tutte le battaglie, una marea di cose che possiamo fare, alcune sono già realtà. Per esempio, la prima, Data Quality, Big Data, Data Science e Machine Learning, che noi abbiamo sintetizzato al congresso di Roma con una sola parola: dati. Da quando viviamo, gli attuari hanno bisogno dei dati e non solo noi. Non questi che ci propinano tutti i giorni, che sono pure mezzi sballati, ma di dati quality, cioè qualitativamente a posto, dimensionalmente precisi, quello che ci serve, che siano stati controllati, che il processo sia giusto, poi se sono big, sono grandi, sono piccoli, vediamo. E quindi tutte queste cose qua vorrei chiarire, perché questa questione è bene chiarirla, ma ormai mi sembra che la gente l'abbia capito, perché dobbiamo dividere ciò che sembra una moda da ciò che invece serve. Quindi tutte le tecniche, per esempio il machine learning, che ci possono aiutare a fare in modo che l'informazione quantitativa sbarra qualitativa che ci serve per fare le nostre valutazioni, che per noi attuari è un punto di partenza assoluto, tutto quello che ci può aiutare a migliorarlo, la risposta nostra è assolutamente sì. Non è un caso che al congresso di Roma c'erano tante relazioni proprio su questo. Ma non è una cosa autonoma questa, nella nostra testa, è una cosa funzionale. È come avere altre metodologie, va bene, che ci possono sostenere e aiutare, perché noi sui dati c'è tutta una tradizione. Se penso alla teoria della credibilità, per esempio, cioè non è che siamo nati oggi su questo tema qua, è un tema atavico, però se ci sono tecniche che ci aiutano, e molti attuari, i colleghi stanno lavorando, stiamo facendo dei corsi anche noi su questi argomenti qua. Quindi questo è un qualcosa che di fatto già c'è, che è in evoluzione, e molti colleghi già ci stanno lavorando, sia dipendenti che professionisti. Poi abbiamo scoperto che c'è qualcuno anche a Torino che si occupa di distribuzione di marketing. Deborah sa a chi mi sto riferendo, perché quando sono venuto lì c'è stato questo giovane collega che ha fatto un intervento e dice: io lavoro in questo settore e mi occupo di queste cose. Era un'applicazione, diciamo, più statistica, diciamo, in un certo senso, che attuariale, però questa cosa qui è il frutto della solvibilità, perché Solvency2 ha detto tutti devono essere consapevoli della solvibilità all'interno di un'azienda. Quindi molte aziende, quelle più grandi, hanno cominciato a prendere attuari dappertutto, perché l'attuario c'ha questa caratteristica, che parla la stessa lingua del risk manager. Siccome la solvibilità riguarda tutti, il risk manager deve parlare con tutti. Se non trova interlocutori adeguati, non perché sono stupidi, ma solo perché non hanno la sensibilità del rischio, evidentemente, ed è questa la ragione per cui trovi ad oggi un attuario nell'IT, un attuario nella finanza, un attuario qui, addirittura nella distribuzione del marketing, lo trovi dappertutto nelle aziende, tranne nell'accounting, ma entreremo anche lì, lo trovi dappertutto. Lo trovi anche nei consigli di amministrazione attuali. Qualche collega, e qui comincio con la governance, lo trovi nel direttore generale, qualche collega in reale, per esempio, ce n'è uno. Dico bene, Deborah. Lo trovi vice direttore generale, qualche collega amministratore delegato, qualcuno è funzione attuariale, qualcuno è risk manager. Cioè qualcuno non ha questi grandi titoli, ma comunque, che so io, dirige l'attuariato, per esempio, e così via. Un tempo eravamo, a parte il mitico professor Longo e Pietro Bono, forse all'epoca, 20 anni, 25 anni fa, al massimo arrivavamo a direttori tecnici. L'attuario al massimo era un direttore tecnico vita. Oggi la musica è completamente cambiata, completamente cambiata. Siamo arrivati anche ai vertici addirittura, che abbiamo già dei colleghi che non solo stanno in consiglio di amministrazione, ma presidente non me lo... No, io sono stato presidente di una piccola compagnia d'anni, a dire la verità, con anche qualche altro collega, però siamo arrivati a entrare nei consigli, o addirittura dei colleghi che sono stati amministratori delegati, sono tuttora amministratori delegati o direttori generali, quindi hanno delle responsabilità. Non faccio nomi e cognomi, insomma, comunque ne potrei citare più di uno. Poi c'è questo progetto che l'Ordine ha sempre lanciato, il welfare integrato allargato. Il governo non ne vuole sentire, tutti i governi non ne vogliono sentire, ma noi siamo, come si dice, capo e d'oste, e quindi continuiamo a proporre welfare integrato allargato, una visione unitaria, non spezzettata. Non si fa lo spezzatino, si lavora a un progetto integrale che deve risolvere le esigenze di tutti,
non dare cose a pioggia, perché a pioggia non serve a niente. Questa è un po' la filosofia che c'è dietro. Anche questo che seguo in altro settore dove alcuni colleghi già lavorano, faccio un esempio per tutti. Le black box delle RC Auto, queste scatole nere che poi tra l'altro si stanno estendendo anche ad altri, alla casa e altre situazioni, consentono di ricevere tutta una serie di informazioni e di profilare i rischi in modo assolutamente diverso rispetto al passato. Molti colleghi, anche dipendenti, stanno lavorando su questo settore, soprattutto ai fini tariffari al momento, ma non escludo in futuro che si allarghi l'orizzonte. Poi c'è la madre di tutte le battaglie, questa noi attuali abbiamo proposto al governo, adesso probabilmente torneremo alla carica, di creare una task force sui rischi sistemici, multitask e multiprofessional, perché questo è un problema atavico per l'Italia, ma non solo, e il pandemico che non è mica un rischio nuovo, sta qua dentro, catastrofale sta qua dentro, la sostenibilità economica sta qua dentro. Il climate change, il rischio ambientale sta qua dentro e chi più ne ha più ne metta. Questa ci porta a parlare del, ho già detto governance, legacy attuario manager. Questo mi dice attuario globale. Qui non stiamo più a parlare di un modello che deve valutare i rischi del fondo pensione, della persona, della compagnia, di un gruppo. Stiamo a parlare di rischi che riguardano intere collettività. Interi paesi, interi continenti, e se mi consentite addirittura il mondo intero, che lo stiamo vedendo in questi giorni. Quindi, se vengono da noi e ci chiedono un modello di valutazione quantitativa del rischio ambientale nei prossimi 30 anni per l'Italia e che impatto economico ci avrà, a me mi vengono i capelli fritti, ma è questo dove dobbiamo andare. Cioè l'attuario deve evolvere la propria testa e diventare un attuario globale che c'ha nella testa la vera e propria globalità, cioè il senso della valutazione del rischio si allarga dal micro verso il macro, senza abbandonare il micro, per carità. Ma dobbiamo evolvere prima con la testa e poi con i modelli per andare a risolvere questi problemi, che sembrano grandissimi, e lo sono, però se ci si organizza con dati, eccetera, si può costruire qualcosa che poi può servire ai governi per decidere strategie, prima e non dopo, che dopo a babbo morto, quando il mare avrà sepolto, spero di no, avrà sepolto parte delle nostre spiagge, non è che potremo deciderlo allora quale modello, quale sarà l'impatto, è che l'impatto ce l'avremo lì. È oggi che dobbiamo valutare dal punto di vista fisico e dal punto di vista quantitativo quale potrebbe essere l'impatto e prendere oggi i provvedimenti perché questo non avvenga oppure per mitigarlo, perché se li prendi fra 30 anni sarà tardi, insomma, questo è sicuro. Non ci sarà un modello che tenga. IFRS 17 già ve l'ho raccontato. Da alcuni anni, soprattutto le grandi aziende hanno messo tanti attuari, azienda assicurativa, hanno messo tanti attuari nell'audit interno, soprattutto per verificare il processo di Solvency 2. E quindi come faccio a controllare se il processo della solvibilità dell'azienda è stato corretto? Beh, c'è un attuario perché se no lì dentro c'è chi non ha quella professionalità difficilmente ci può mettere le mani. E quindi diversi attuari, questo soprattutto per i dipendenti, ma anche i professionisti talvolta ci lavorano, sono entrati in questa attività che ormai possiamo definirla già abbastanza consolidata. Ho visto esperienze di broker attoriali previdenziali in cui l'attuario è protagonista. Queste sono due cose nuove. Uno è il project management, abbiamo già fatto un paio di seminari con gli esperti del settore e abbiamo intravisto diverse possibilità di collaborazione. Poi c'è, questo è un sogno mio, un'idea mia che mi porto appresso da anni, prima o poi la realizzerò o la realizzerà qualcun altro, cioè noi lavoriamo, i professionisti attuari lavorano per le aziende, è raro, rarissimo che si faccia una consulenza retail, cioè si faccia una consulenza alla singola persona, però voi sapete meglio di me, e lo si vede ogni giorno purtroppo, che l'ignoranza nel senso della non conoscenza nei settori assicurativo, finanziario e previdenziale è una cosa al limite dell'impossibile. Ne racconto solo uno d'episodio, potrei intrattenervi anche qui per 4 ore, solo per raccontarvi episodi capitati al sottoscritto nei più disparati posti, anche in cima alla montagna, o sui taxi, o dovunque,
in cui mi sono capitate, ho riscontrato questa ignoranza intesa, ripeto, nel senso della non conoscenza. Ve ne racconto una sola, perché quando una persona che non era un'addetta ai lavori, parlando di altre cose e venendo alla tariffa RC Auto, alle polizze RC Auto, mi guardò seriamente e mi disse alcuni anni fa: beh, se io ho pagato 450 euro sta polizza e alla fine dell'anno non faccio nessun sinistro, caspita, mi guardò così, bisogna che la compagnia mi ridia tutti i 450 euro. Voi potete immaginare qual è stato. I capelli, ringraziando Dio, ce n'ho tanti, quindi mi si sono rizzati tutti, praticamente. Ho alzato il volume? Sente poco? No, secondo me Giampaolo, tu l'avevi azzerato, quindi noi qualche volta abbiamo detto qualcosa e tu non ci sentivi, solo quello. Forse se lo Ah, ecco, lasci. scusa. Sì, no, no, Okay. niente. Ogni tanto chiedevi il Dicomi. mio parere, io te lo davo, ma tu non mi sentivi. Scusami, allora è colpa mia. Figurati. L'ho azzerato perché sentivo il rumore delle mail e non ho pensato che poi non sentivo voi. Dimmi, allora, mi E che blocco. sei partito dicendo che gli attuari non fanno discriminazione nei confronti delle donne, poi mi hai ammutolito, qua adesso poi la pensano. No, 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 sto scherzando, no, adesso, ma fa niente, mi ricollego poi nella mia parte, vai. ecco, va bene. Se ci sono domande bloccate, adesso ho rimesso il volume, scusatemi, è colpa mia. Niente. Non avevo pensato che se No, ma giustamente ce ne si siamo fosse accorti confuso. che era così, non ti preoccupare. Va bene, mi accusano di essere dittatore e cose di questo tipo. Adesso veniamo al nocciolo, alle slide, quelle più importanti in assoluto, quelle che in parte già idealmente ci siamo arrivati, no? Perché questa è la migliore. Dunque, in genere, quando definisco l'attuario in modo sintetico, mi sono inventato. Abbiamo trovato quell'espressione che dice molto chiaramente: l'attuario è un valutatore dell'incertezza, virgola, quando quantificabile. Punto. Quando devo parlare con un giornalista o qualcuno rapidamente, che cioè, se devo dare una definizione flash, utilizzo questa: valutare l'incertezza, virgola, quando quantificabile, che già di per sé dice tutto. C'è un rischio, tu lo puoi valutare, non calcolare, valutare, e però deve essere quantificabile, cioè ci devono essere i dati e le condizioni per poterlo fare. Punto. Poi, naturalmente, in questi 10 anni, congresso dopo congresso, questo al momento è la definizione, diciamo, più ampia, più completa che siamo riusciti a trovare. Per il momento non l'abbiamo modificata, poi magari, come tutte le cose nella vita, potrà essere anche migliorata. Intanto non siamo solo dei numeri, questo mi pare che l'avete capito. Dalle cose che ho detto, esperienza, idee, progettualità, managerialità e governance sono paroloni che ho già utilizzato. Faccio sempre l'esempio che quando qualche anno fa il ministro del lavoro, all'epoca era Poletti, ci chiamò e ci chiese delle idee per la questione della flessibilità in uscita delle pensioni, lì ho capito che finalmente il lavoro che avevamo fatto aveva avuto qualche risultato, perché non ci stava chiedendo dei numeri, ci stava chiedendo delle idee. L'approccio attuariale, quindi, non è solo un calcolo, ma un modo unico di percepire i rischi e affrontare l'incertezza con strumenti idonei di natura quantitativa. Non siamo solo noi che percepiscono i rischi, un sacco di gente percepisce i rischi, ma noi abbiamo gli strumenti matematici per quantificarli. Questo è il punto. Ecco, qui sta l'unicità. Poi, qualche anno fa, ci ho aggiunto una frase importantissima, da rappresentare in modo trasparente e chiaro. Cioè, se io tutto quello che faccio, tutto quello che ho detto, non riesco a spiegarlo alla persona che passa qua sotto, che non è un addetto ai lavori, io sono un mezzo attuario, cioè poco da, se non un quarto. Perché devo essere così bravo da far capire agli altri quello che ho fatto, e non glielo posso far capire con 1.000 formule, perché le 1.000 formule le posso utilizzare con i miei colleghi. Ma chi non ha questa dimestichezza deve usare un altro linguaggio, e quindi devo essere trasparente e chiaro. Che è un lavoro per noi matematici spesso complicato, però abbiamo fatto in questi anni come attuari un sacco di passo avanti, devo dire, sia i dipendenti che i professionisti. Non è che siamo arrivati ancora al top, però ci stiamo sforzando ovunque di rappresentare il nostro verbo, fra virgolette, in modo che sia chiaro e che tutti possano capirlo. Io sono il primo che mi sono esercitato in questi anni, ho usato una moltitudine di linguaggi. Anzi, Deborah, ti dico che sto per fare un appunto nel working group on communication,
dell'associazione europea dove sono dentro, che gli ho promesso di provare a fare una cosa che non ho fatto manco io tutti questi 10 anni, cioè a fare una specie di tabella che rappresenti le varie tipologie di linguaggi in funzione di dove sei. Cioè, se devi parlare col politico di RC Auto, devi usare un linguaggio, se devo parlare sempre dell'RC Auto, che ti posso dire da un'altra parte, devi usare un altro linguaggio e così via. E non è una cosa semplice. Quindi proverò, perché è così poi, eh? È così, eh? Poi se parli con i tuoi colleghi non c'è problema, possiamo fare tutte le formule, anche quelle più complicate. Però, la madre di tutte le battaglie, la parola che non si può sbagliare è questa, ormai l'avete capito. Non mi dite mai che l'attuario fa i calcoli, ditemi sempre che l'attuario valuta. Come ho detto al congresso di Roma, mi sono anche un po' emozionato, non lo nascondo, ho detto, alla fine il fascino di questa professione, la bellezza di questa professione dove sta? Sta in una cosa molto banale, banale ma complicatissima. Noi diamo un valore a qualcosa che nessuno sa quanto vale, perché sennò altrimenti non verrebbero da Deborah o da Grenca Giampaolo a chiederlo, se la farebbero da soli o andrebbero da un'altra parte. Vengono da noi perché quello che ci chiedono di valutare è qualcosa che non si conosce, cioè una cosa incerta. E allora ci chiedono a noi quanto dobbiamo far pagare l'assicurato per una temporanea caso morte di 10 anni per 100.000 euro, se è maschio che ha 30 anni? Boh, vengono da noi e noi abbiamo gli strumenti, se ci sono sempre i dati, per poter dare una risposta a questa cosa. Quindi la bellezza sta nel valutare una cosa che all'inizio è incerta, non lo sappiamo manco noi. Dopo che l'hai fatta, beh, insomma, è come aver, non dico creato, ma insomma aver dato corpo a qualcosa che prima non ce l'aveva. Questo schema, che secondo me non vale solo per gli attuari, che per me è composto di ben 40 variabili, qui ne ho portato un estratto perché sennò vi tengo veramente una giornata intera, riassume la nostra testa. Quindi quando qualcuno vi dice vuole partire dai modelli, voi gli dite, caro, sei fuori strada. Quando qualcuno vuole partire dalle ipotesi, gli dovete dire, caro, sei fuori strada. Quando qualcuno addirittura vuole partire dalla fine anziché dall'inizio, gli dovete dire sempre la stessa cosa. Perché le case di solito si costruiscono dalle fondamenta e non dal tetto. E i nostri fondamenti, ho fatto una testa così, quindi non voglio ritornarci sopra, è il primo riquadro, che è condizione sine qua non. Quindi se vengono da me o da chiunque, ce l'hai i dati? No, ci rivediamo fra 3 anni. I dati del Covid, manco un anno è passato, Deborah. Tra l'altro tutti sballati, lasciamo stare, sarebbero sufficienti per fare una tariffa o per fare qualsiasi altra elaborazione? No, a meno che non vuoi rischiare, perché tutto si può fare nella vita. No, vengono da me e rispondono no, ripassa fra 3 anni, quando si sarà consolidato e ci avrò un'idea precisa. Quindi qualità, dimensionalità, certezza, i dati devono essere perfetti. E spesso non lo sono, purtroppo. Dopodiché, finalmente, devi fare la sfida delle sfide, perché qui tutta sta roba qui, la cosa più difficile di tutti non è né il modello, né la soluzione del problema, né i dati, né la disclosure, né la governance. La cosa più complicata, che se non ci azzecchi so dolori, è la scelta delle ipotesi. Se io sbaglio le ipotesi, faccio un flop dalla dimensione BIP, se io attualizzo a 4 anziché al 3 anziché al 2, il risultato cambia dal giorno alla notte. Se io utilizzo una base demografica più spinta o meno spinta, il risultato cambia in certi frangenti dal giorno alla notte. Questa è la sfida degli attuari, la cosa più difficile, che parte dai dati sicuramente e anche dalle informazioni qualitative. Però non è mica così banale questa roba qua, eh? Sta in un piccolo riquadro, ma questa è esplosiva. Per semplificare, perché qualche tempo fa mi è venuto fuori una metafora simpatica, ho detto, pensate a una Porsche senza le gomme, non cammina. Cioè, ma io ho la Porsche, che sarebbe il nostro modello. Sì, ma ho capito, ma c'ha le ruote. Resta lì, eh. Le ruote sarebbero i dati. Poi dopo, mettiamo le quattro ruote, però non cammina uguale. Dice, ma è bellissima sta Porsche. E lo so, piace pure a me la Porsche, mi è sempre piaciuta fin da ragazzo, però non cammina. Perché non cammina? Perché dentro non c'è né la benzina né il diesel, a secondo di dove va. Cioè mancano le ipotesi. Quindi le ipotesi sono la benzina del motore. Dopodiché,
Meno male che c'è la Porsche, finalmente abbiamo questo modello. Quindi diffidate di chi viene da voi e vi dice che c'è il modello, perché se non c'è il resto non ci fa niente. E diffidate anche di chi vi dice che c'è un modello buono per tutte le stagioni. Guardate, dentro quel riquadro ci ho messo una parolina magica. C'ho scritto scelta del modello appropriato. E poi per far contenti i calcoli c'ho scritto relative elaborazioni. E va bene. Appropriato vuol dire che devi usare il modello giusto per la cosa che devi fare, quello adeguato, appropriato. Può darsi che io vengo viene da me qualcuno, io non ho, nonostante ci abbia 550.000 modelli qua studi e 7.850.000 programmi, che non va bene niente. È una cosa nuova, non va bene niente. Quindi che devo fare secondo voi? O devo creare ex novo. O può succedere che venga qualcosa per cui ho un modello buono che però devo adattare, perché è buono, però non è perfetto. Quindi ogni cosa a posto suo. Infine, analisi critica dei risultati, un bel report trasparente e chiaro, finalmente l'attuario dal volto nuovo passa alla seconda parte, quella della managerialità, utilizza tutto questo indirettamente o direttamente per la governance, cioè da un contributo a chi deve decidere, perché gli porta le cose, dice guarda, le cose stanno così, tocca a te, consiglio di amministrazione, decidere. Oppure, e questa è la governance indiretta, e moltissimi colleghi dipendenti e non fanno questo tipo di attività. Alcuni invece sono chiamati addirittura a decidere. Chi sta in un consiglio attuario che sta o amministratore delegato o direttore generale o sta in un consiglio di amministrazione si trova nella governance che io chiamo diretta, cioè è proprio lui che deve decidere sulla base di quello che gli arriva. Però ringraziando Dio sa dove mette le mani quando gli arrivano queste cose, ovviamente. E qui finalmente facciamo l'altro salto, da attuario dal volto nuovo che costruisce le cose in questo modo ad attuario manager Legacy Congresso di Roma 2018. In questi anni quindi abbiamo fatto tutti questi passaggi, ci siamo occupati di tutta sta roba che sta scritta qua, abbiamo litigato, no, discusso col mondo, talvolta anche in modo con qualche comunicato, con qualche presa di posizione molto precisa, per esempio sul bilancio tecnico di Cassa di Previdenza contro la Fornero, che diceva cose diverse da quelle che dovevano essere, sulla funzione attuariale, sul welfare integrato allargato, recentemente con la Task Force. Abbiamo preso posizione pure contro la questione del gender nelle compagnie. Insomma, ne abbiamo fatte di tutti i colori, quando ritenevamo ovviamente di prendere una posizione. L'ultima questione, l'ultima in ordine di tempo, su cui torneremo sicuramente, è questa dei rischi sistemici che, come ho spiegato prima, fa decollare, qui ci ho messo il giallo, proprio dovrebbe far decollare. Non solo qui, non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo, la figura dell'attuario verso una visione ancora più ampia. Ripeto, non è che avendo la versione più ampia mi dimentico della versione più piccola, Cioè nella mia testa per me è tutto valido. Però c'è questa ulteriore evoluzione che è molto complicata. È complicata intanto per la testa, per la mentalità, poi è complicata per la parte proprio matematica, cioè per la parte probabilistica, perché si tratta di affrontare temi giganteschi. E noi dobbiamo lavorarci sopra perché non è che è una cosa che t'alzi la mattina e improvvisamente fai un modello per quantificare il rischio catastrofale nel nostro paese da qui a 30 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro osservo che hai anche bisogno di altre professionalità che ti dovrebbero dare quelle informazioni necessarie perché tu possa fare valutazioni quantitative idonee. Quindi la nostra strada è questa, è affascinante, io ce l'ho preciso nella testa, lo vedo già l'attuario globale, al punto che Deborah sa che in un momento di follia, perché ne volevo parlare al congresso che poi è saltato e che speriamo di fare nel novembre 2021, però in un momento di euforia, un congresso internazionale del 2019 che abbiamo avuto a Firenze, nel mio scarso inglese, ma l'ho detto, ho detto dobbiamo essere global actuary. Perché in quell'occasione tutte le relazioni, tutti quelli che erano intervenuti a vario titolo andavano verso quella direzione. È stato un convegno veramente straordinario. Tutti gli interventi internazionali e nazionali, tutti chi più chi meno andava verso questa direzione. Allora a me è venuto, siccome ce l'avevo già nella testa, a
A me mi è venuto quasi spontaneo anticiparlo nei tempi. Ho detto, allora ragazzi, noi qui stiamo facendo, qui stiamo andando verso l'attuario globale. Pensate che in quell'occasione la lampadina mi si è accesa perché ho ascoltato l'intervento di una ricercatrice inglese, mi pare fosse, che ha fatto codesto studio, che neanche io mi è mai venuto in mente una cosa del genere. Mi vanto di avere una grande fantasia, però mi sono dovuto arrendere quel giorno perché questa ricercatrice ha fatto una ricerca e su uno, due o su alcuni paesi africani, adesso vado a memoria, sul rischio educazionale, cioè l'impatto economico che il rischio educazionale, cioè la mancanza di un'educazione scolastica sufficiente, avrebbe avuto su quei paesi in prospettiva. Non so se mi sono spiegato. Questo che cos'è? Questo è un rischio sistemico. Noi ne parliamo ogni tanto, diciamo, abbiamo meno troppi laureati, abbiamo una sotto qui, facciamo i confronti con le parole, facciamo pure noi, abbiamo i nostri problemi educazionali. La scuola non va qui e sopra e sotto. E questi qua hanno fatto un modello per quantificare. Allora lì mi si è accesa l'ultima lampadina che mi mancava. Ho detto, vedi dove dobbiamo andare. Bene, adesso fra poco lascio la parola a Debra, mi taccio. E le nostre leggi antiche, ve l'ho detto, poi c'è stata la forte riforma delle professioni del 2012, e un riordino del sistema elettorale del 2005, queste sono tre delle norme principali che riguardano la nostra legislazione. Noi siamo una professione intellettuale riconosciuta dall'articolo 33,5 della Costituzione, siamo solo 27 ordini professionali, noi siamo uno di questi 27, uno dei più antichi, siamo protetti dalla Costituzione, protetti dalla legge. Non perché abbiamo paura, ma protetti nel senso che il legislatore ha riservato alle professioni intellettuali un ruolo molto forte. Insieme a noi sono ingegneri, architetti, commercialisti, medici, e chi più ne ha, siamo 27, chi più ne ha più ne metta. Noi lavoriamo anche con l'associazione delle professioni, ho finito la riunione due ore fa con loro. Noi siamo fra i più piccoli dal punto di vista dimensionale, ma vi posso garantire che ci sentono, io peraltro sono anche il presidente del collegio dei revisori del CUP, quindi abbiamo anche un minimo di ruolo istituzionale, quindi gli attuari si fanno sentire anche in questa sede per quanto possono e per quanto riescono. Quello che volevo dirvi, poi lascio la parola a chi sta dentro fino al collo nella responsabilità anche istituzionale, che è Debora, che è un membro del Consiglio nazionale, però una cosa la devo dire, abbiamo un albo e abbiamo un esame di Stato che sono molto importanti. L'esame di Stato è importante perché mette il timbro di sostanza sul fatto che puoi essere un professionista, che non è un passaggio da niente e che hai le capacità di risolvere i problemi professionali, cioè praticamente sei in grado di fare tutta la tabella. Ecco, questo dovrebbe essere l'esame di Stato. La verifica se sei capace a farlo oppure no. Oggi non è esattamente così, è una via di mezzo, perché c'è un po' scolastico, con due prove scolastiche scritte, una terza prova invece che va in quella direzione perché è una prova pratica, e un orale che è una specie di mix. In un futuro c'è l'idea da sempre di portarlo ad essere veramente un esame iperprofessionale che tu fai non dopo un giorno che ti sei laureato, ma avendo fatto 1, 2, 3 anni di. Cioè, non abbiamo il tirocinio obbligatorio, ma insomma, se a un esame di Stato fatto come Dio comanda, dovrebbe essere fatto con questi tempi. Pur tuttavia, attualmente i ragazzi che lo fanno, per una serie di motivi, fanno esperienza. Intanto perché c'è la prova pratica. E la seconda motivazione è che comunque cominciano subito a lavorare, alcuni addirittura prima. E comunque, cominciando subito a lavorare, non hanno neanche il tempo e quindi fatalmente l'esperienza prima di fare l'esame di Stato la fanno. Io vedo quelli da me, entrano, lavorano, poi non riescono mai a farlo subito alla prima sessione. Passa almeno 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, 1 anno, talvolta 2 anni, e prima o poi lo fanno. Quindi di fatto una specie di tirocinio involontario sussiste. Però dopo vi devo ricordare che il titolo di attuario si può avere solo se si è iscritti all'albo. Noi abbiamo una serie di casistiche fuori dal mondo dove siamo dovuti intervenire. Gente che si chiama attuario che non si è iscritta all'albo pur avendo fatto esame di Stato. Gente che non ha fatto l'esame di Stato e pensa di essere attuario solo perché si è laureato.
E gente addirittura che abbiamo scoperto pure questo, che non ha neanche la laurea giusta e si spaccia per attuario. Questo è abuso di titolo, siamo dovuti intervenire in più di una situazione. Quindi è solo attuario formalmente e giuridicamente chi è iscritto all'albo. Però l'albo, questo non lo dice nessuno, io lo devo dire a forti parole perché i ragazzi lo sappiano bene, non è un album, non è un club. Non è una lista di nomi o un marchio o una stellina che ti metti qui sul petto. L'albo ha una sola funzione, una sola, che porca la miseria, nessuno ricorda mai perché tutti dicono è una lobby qua sopra, tutti parlano male, però non dicono mai qual è la sua funzione. La funzione è una sola, è un elenco che dà garanzia ai terzi. Che tradotto in termini pratici, chiunque in Italia, al netto dei 1.070 iscritti all'albo, ha bisogno di fare una valutazione attuariale, a priori sa che chiunque prende di questi 1.070 è abile e arruolato per farlo. Punto. Quindi l'albo nasce come garanzia professionale, etica anche, deontologica, perché c'è anche questo, però soprattutto professionale nei confronti dei terzi. Non so se mi sono spiegato. Questo è l'albo, ecco perché c'è un esame di Stato, quindi c'è un rigore su questo, perché quando entri nell'albo devi essere formato, preciso, puntuale, che chiunque ti chiama, tu devi essere all'altezza, almeno da sei, diciamo, per capirci. Questo è l'albo, non è nient'altro, tutto il resto è fuffa. E questo bisogna che, non è che lo dico io, è nato così, cioè. E poi ancora, ricordatevi bene che tutti gli organismi professionali hanno un unico consiglio nazionale di attuari, che mi onoro di aver presieduto e di cui Deborah fa parte attualmente, che è l'unico organismo apicale, quello che decide, fa le strategie, governa tutto, tutto. È vigilato dal ministro della giustizia, oggi il capo di Tiziana Tafaro è la ministra Catarbia, mi pare si chiama, non vorrei dire sbagliato il cognome, che è appena diventato ministro della giustizia. Ex giudice della Corte, ex presidente della Corte Costituzionale, poi c'è il Consiglio nazionale che governa su tutto l'ordine e su che governa? Sugli iscritti all'albo, evidentemente, e su tutti gli organismi territoriali, perché la legge dice per amministrare la professione sul territorio metti i vari organismi che ti sono sufficienti. 10, 15, 20, 50, 60, ci sono gli avvocati, hanno addirittura gli ordini cittadini. Noi però eravamo pochi, siamo ancora pochi, quindi il legislatore ha detto inutile che fate 25 ordini territoriali, ce ne abbiamo uno. Che quindi tecnicamente, per dirla proprio precisa, è l'organismo territoriale nazionale degli attuari, ma sempre territoriale perché amministra. Ed è sotto la governance del Consiglio nazionale, il quale per definizione governa su tutto. E quindi l'insieme di tutta sta roba si chiama ordine. Ecco perché in qualche occasione avete trovato, che so, Renca Giampaolo, presidente dell'Ordine degli Attuari, oppure presidente del Consiglio nazionale degli Attuari, o troverete nei prossimi mesi Tiziana Tafaro, presidente dell'Ordine degli Attuari, oppure qualche giornalista scriverà presidente del Consiglio nazionale degli Attuari. Le cose coincidono, sono esattamente identiche, perché il presidente del Consiglio nazionale è per definizione anche il presidente di tutto, quindi dell'ordine. Non so se sono riuscito a spiegarlo, sembra contorto, però ha una sua logica. È un po' quella logica delle holding, no? C'è uno che vive, la supervisione, c'è la capogruppo, ci sono tutte le società satellite e la capogruppo comanda su tutto in genere, funziona così. La Reale funziona così, o mi sbaglio, Deborah? Sì, certo, sembra più Più o complicato meno di quello funziona così. E quindi non è che... uno schema molto particolare, solo che è stato un attimo rivisto nei termini e nelle modalità, perché ovviamente non stiamo a parlare di società, ma stiamo a parlare di organismi professionali. Adesso lascerei la parola a Deborah, anche perché io ho finito la voce. Per illustrare tutto il resto che manca, che è importante, che riguarda proprio l'ordine e gli altri aspetti che io non ho fatto ancora in tempo a dire. Va bene, allora, come diceva Giampaolo, il Consiglio nazionale degli attuari è il nostro organismo apicale. Il Consiglio è formato da 15 membri che rimangono in carica per 5 anni ed il nuovo Consiglio è praticamente appena partito. Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la professione in Italia e di tutte le decisioni che riguardano l'ordine. L'organismo territoriale invece
segue più la parte amministrativa. Ad esempio, mi viene un esempio che riguarda il prossimo mese, il pagamento delle quote dell'ordine è uno dei compiti che ha l'organismo territoriale. Il Consiglio Nazionale degli Attuari, come tutti gli altri consigli degli ordini, ha sede legale al Ministero della Giustizia ed è poi anche quello che tiene un po' i legami, teniamo un po' i legami con tutti i ministeri con cui possiamo avere dei legami, con il Presidente del Consiglio, eccetera. Per poter far parte del Consiglio deve essere chiaramente eletto, ci sono le elezioni prima del Consiglio e alle elezioni possono partecipare tutti gli attuari e quindi tutti quelli che sono iscritti all'albo, perché come diceva Giampaolo è fondamentale ricordarsi che sei attuario solo se sei iscritto all'albo, come un avvocato è avvocato solo se è iscritto all'albo degli avvocati. E questo purtroppo ogni tanto lo dimentichiamo, anche nel lavorando si sente spesso è un attuario quando poi in realtà non lo è. Per poter essere iscritto all'albo de si deve passare l'esame di Stato, esattamente come diceva Giampaolo, e una volta entrati in quest'albo rappresentiamo una professione. Quindi dobbiamo assolutamente rispettare il codice deontologico che viene rivisto periodicamente al Consiglio nazionale, perché nel momento in cui sei iscritto ad un albo rappresenti comunque la professione e quindi le tue attività non devono in qualche modo intaccare la figura dell'attuario in generale. Quindi deve essere rispettato tutta una serie di regole che sono riportate in questo codice deontologico. Così come devi seguire le linee guida che lo stesso ordine emana. Noi emaniamo ogni tanto delle linee guida. Faccio un esempio che magari avete visto studiando i principi IFRS 4, che adesso saranno sostituiti ai 17, o comunque li vedrete. Ad esempio, erano state scritte delle linee guida relative a questi IFRS 4 all'Ability Adequacy Test. Gli attuari che lavorano in quest'ambito devono rispettare queste linee guida, poi ce ne sono tante altre che potrei elencare. E come consiglio ci occupiamo proprio di coordinare la stesura di queste linee guida che normalmente vengono scritte da dei gruppi di lavoro. Cerchiamo sempre, comunque, essendo anche un albo piuttosto piccolo, che quindi ci permette di farlo, ci conosciamo quasi tutti, di creare dei gruppi di lavoro che si occupano di studiare e analizzare per l'ordine tutto degli argomenti particolari che possono interessare la professione. E poi alcune di queste conclusioni vengono appunto scritte in queste linee guida. Come consiglio ci occupiamo anche dei procedimenti disciplinari, chiaramente, questo sempre anche riferito al codice deontologico, e poi cerchiamo di mantenere tutti i contatti anche con le associazioni internazionali e le varie associazioni europee. E in quest'ambito c'è Giampaolo che continua a rappresentarci. Se puoi andare avanti di slide, per Sì, piacere. aspetta un attimo, perché non la muovo? Ecco. No, sei andato troppo. Eccolo qua. Ecco, un argomento che a me è molto caro e l'ha già anticipato Giampaolo, la FAC come ordine. Siamo sotto la direttiva della formazione attuariale continua, cioè abbiamo un periodo temporale di 3 anni entro i quali dobbiamo dimostrare che dobbiamo fare formazione. E questa secondo me è fondamentale perché, come diceva Giampaolo, non potete pensare di arrivare nel mondo della professione attuariale e smettere di studiare. È una professione in cui c'è più domanda che offerta, perché in realtà in continuazione arrivano nuove legislazioni, nuove attività da svolgere, ma proprio perché sono nuove richiedono una nuova formazione. Adesso è 20 anni che lavoro e devo dire che periodicamente, quasi ogni anno, ho un'attività nuova che nell'anno precedente non avevo e quindi è impensabile credere che la formazione che ti viene data all'università sia sufficiente. È la base di partenza fondamentale che tutti noi dobbiamo avere, ma poi dobbiamo formarci. Questo in generale. Adesso questa
Questo aspetto è ribadito anche dalla normativa. Dobbiamo dimostrare che ci formiamo e questo è fondamentale perché molte normative europee, tipo anche l'IFRS 17, la Solvency, richiedono proprio di dimostrare che alcune figure apicali all'interno di questa normativa dimostrino di avere conoscenze sufficienti per fare valutazioni all'interno di questa normativa. E l'iscrizione all'albo, anche proprio perché alla FAC, ti permette in automatico di dimostrare che tu hai una formazione sufficiente per poter rispettare la normativa. Come consiglio, organizziamo il Congresso Nazionale degli Attuari, che adesso con molto orgoglio organizziamo in teoria ogni 2 anni, dico in teoria perché purtroppo doveva esserci nel 2020, ma a causa Covid l'abbiamo saltato. Speriamo però di riuscire a recuperarlo alla fine del 2021. Speravamo entro l'estate, ma la situazione sanitaria non ce lo permette ancora. Un altro compito molto importante che viene poi utilizzato da molte compagnie, da molti professionisti nel settore, è lo studio della sopravvivenza dei percettori di rendita, che viene fatta periodicamente. Sappiamo benissimo che l'Italia è un paese di longevi e questa longevità è comunque un rischio che va considerato e all'interno di questo studio viene proprio creata una tavola di mortalità, anzi una tavola di sopravvivenza in questo caso, che permette di valutare i percettori di rendita. E poi qua sono riportati altri settori su cui normalmente lavoriamo, sicuramente il progetto della filiera formativa e oggi l'incontro di oggi direi che ne è un esempio. Il progetto, diciamo, di tutto lo sviluppo della professione di cui ha parlato Giampaolo, tantissimi altri progetti relativi un po' ai gruppi di lavoro che vi accennavo. Facciamo poi parte dell'EPAP, che è la Cassa di Previdenza Contributiva Pluricategoriale, quindi abbiamo gli attuari, gli agronomi, geologi, chimici e fisici, e questo serve per tutti gli attuari che sono liberi professionisti e quindi si devono iscrivere ad una cassa. Infine parlerei delle lauree che permettono di potersi iscrivere all'ordine. Giampaolo, se puoi andare avanti per cortesia. Sì, Ok, eccolo qua. queste sono le 3 lauree magistrali che in questo momento danno l'accesso all'esame di Stato per diventare attuario, quindi la LM16 Finanza, la LM82 e la LM83. Poi in realtà il nostro sito è sempre aggiornato, quindi trovate le università e i corsi che sono presenti un po' in tutta Italia, così come trovate ad esempio i programmi per dare l'esame di Stato, come iscriversi all'albo e tutte le informazioni di cui avete bisogno. Vabbè, poi qua è riportata una cosa che ha già detto Giampaolo, che il nostro esame di Stato, per il nostro esame di Stato, per accedere al nostro esame di Stato non serve il tirocinio, però come diceva anche Giampaolo, la terza prova è una prova pratica e quindi difficilmente una persona neolaureata che non ha visto il mondo lavorativo riuscirebbe a passare con facilità e quindi è assolutamente consigliato magari qualche mese di stage, di lavoro presso uno studio, presso una compagnia o presso un ente in generale prima di dare un esame di stato. Però questo è un consiglio che vi diamo, non è una regola ferrea che abbiamo. Infine, oltre all'attuario, c'è anche l'attuario junior. E questo forse è riportato nella slide successiva, esatto, che è una figura professionale un po' più operativa, per cui è sufficiente una laurea triennale. Quindi, se ad esempio andate sul nostro ordine, troverete l'albo che ha la sezione A e la sezione B, appunto per gli attuari e per gli attuari junior. E all'interno del nostro consiglio abbiamo sempre una figura, un posto dedicato all'attuario junior. Comunque vi consiglio di andare sul nostro sito che è qua riportato e che è www.ordineattuari.it, che è sempre costantemente aggiornato anche con iniziative che seguiamo, riportiamo anche degli articoli di giornale che vengono scritti dall'ordine e molte informazioni che possono assolutamente essere utili, così come
delle iniziative o degli eventi a cui magari potete anche partecipare. Ad esempio, siamo in Piemonte, noi abbiamo l'abitudine di organizzare una volta l'anno, normalmente il primo giovedì di dicembre, però anche qua il 2020 è stato un anno in cui non abbiamo potuto rispettare la nostra tradizione. Organizziamo il pomeriggio attuariale piemontese e spesso e volentieri invitiamo i professori dell'università e l'evento è anche aperto a studenti perché ci piace proprio interagire anche col mondo accademico. E questo mi sembra che sia tutto quello che volessi dire, poi se qualcuno ha dei dubbi o delle domande, sono qua per dare le risposte. Allora io prendo la parola, allora se vi va bene interrompo la registrazione perché il vostro intervento, Giampaolo Debo, è finito, giusto? Adesso ci sono le domande. Sì. Allora io faccio che interrompere la registrazione.